a Confidenzialmente con questa sera Giovanna D'Urso, scrittrice oltre la vita. Non solo però scrittrice, perché tu, Giovanna, inizi come truccatrice. Truccatrice di effetti speciali. Poi diventi... Ah, bene, senza microfono, né trucca, non parla, non pettina, non fa niente. Resta così, bella com'è, in primo piano. Voilà, ecco qui. Allora, truccatrice, dicevamo, di effetti. Di effetti speciali, ho iniziato a lavorare con Federico Fellini. Nel cinema. Nel cinema, poi sono andata avanti con Nero Parenti, Rossellini, insomma, diciamo, ho lavorato con i più grandi registi. Una bella scuola. Sì. Poi sei diventata anche tu, a tua volta, scrittrice, regista. Hai scritto questo libro, tra l'altro? No, ho iniziato a scrivere, questo è il secondo libro. Il primo libro è Iela Rossa. E il secondo è Oltre la vita. Tutti i libri che scrivo sono tratti da una storia vera. Non vado avanti con la fantasia, diciamo che prendi mi piace spunto dal quotidiano. Sì, questa è la storia di due amiche che si conoscono giovanissime. Sì, sì. Due amiche che iniziano la loro conoscenza, quindi due amiche sorelle, perché si conoscono tra i banchi di scuola. E poi vanno avanti e scoprono che insieme avevano gli stessi interessi, quelli del trucco e il parrucco. Quanto è importante l'amicizia? Per me moltissimo, tantissimo. L'amicizia, io la metto sempre in primo posto, perché un vero amico, tante volte i parenti li trovi, te li trovi addosso, non li puoi scegliere, a volte li vorresti anche cambiare, ma non si può. Assolutamente sì, mentre l'amico lo scegli e il vero amico lo riesci a riconoscere subito. Diciamo che io sono stata molto fortunata perché sono stata circondata da diverse amiche vere. E questo è importante. Senti, da questo libro è stato tratto anche, naturalmente, poi con la tua sceneggiatura. Una sceneggiatura di quasi un film che partiremo a febbraio con le riprese. Stiamo attualmente sistemando le ultime cose, le facciamo con la produzione La Baldazzar Film. E ci saranno parecchi personaggi importanti, però non li voglio svelare. Perché... Non possiamo dire neanche le protagoniste ancora chi sono? No, per il momento no, perché stiamo pattuendo, sono quattro ragazze che noi stiamo aspettando. Senti, questo ha un titolo molto particolare, questo libro. Tra l'altro noi ci siamo incontrate quest'anno durante una serata che abbiamo fatto insieme. A luglio, credo. Sì, dove eravamo entrambe premiate, una serata molto, molto bella che io ricordo veramente con grande affetto. Ed era un'associazione di persone, avevano organizzato appunto un'associazione di persone che si erano svegliate dal coma. No, persone che stavano comunque nel c'era coma nell'associazione che si sono svegliate dal c'era coma. C'era un titolo che riguardava svegli dal coma, sì, uno sì, slogan sì, di sì. questo tipo qui. E hanno preso me. La domanda, appunto, sono partita un po' da lontano proprio per lasciarti la domanda. Sono stata la madrina di questo festival, diciamo, perché anch'io ho avuto un problema analogo nel 1990. Sono stata in coma e ho potuto raccontare quello che c'è stato durante il coma. Cioè, tanti pensano che non esiste niente e che dopo questa vita finisce tutto, invece no, non è vero. C'è una vita che continua. Quali sono i tuoi ricordi del coma, Giovanna? Allora, possiamo, i miei ricordi... scusate, abbassare un pochino le luci, grazie. I ricordi sono... All'inizio ho avuto un momento buio del ricordo del coma, quindi probabilmente era il tunnel che io stavo attraversando. E durante questo cammino mi sono accorta che c'erano delle persone. Queste persone io le avevo conosciute. E quindi erano dei parenti che mi stavano accompagnando fino alla fine del tunnel, dove c'era una luce meravigliosa. Ecco, perché tanti parlano appunto di questa luce, comunque è un elemento che molte persone che hanno vissuto l'esperienza del coma. Del mio coma, e posso parlare anche quello di Karin Capuano, perché adesso sta uscendo l'altro libro.
La mano nel cuore, che uscirà a giorni, e ho scritto per lui, quindi sono stata molto vicina durante il suo percorso del coma e ho potuto scrivere la sua vita, ma in primis ho evidenziato la parte del coma, perché poi i coma sono diversi, non sono tutti uguali, anche se poi io e lui abbiamo avuto in comune la stessa vecchietta, che poi ho sentito da altre persone che sono state in coma, che sta vecchietta è proprio, pare che sia proprio molto presente. E noi abbiamo pensato che fosse la morte, quindi loro cerca di tirarti a sé e poi... Invece c'è stato poi il ritorno... Ma il mio ritorno, se devo essere sincera, io volevo andare oltre. Perché oltre la vita ho trovato veramente una cosa bellissima. Cioè io lì mi sono sentita accarezzare, diciamo, questa luce meravigliosa che mi abbracciava, mi dava tanto amore. Io non ho visto la Madonna, Dio, gli angeli, no, queste cose non le ho viste. Ho visto questa luce che mi dava tanto, tanto, tanto amore, veramente tanta. E quando ti sei svegliata? Infatti, una vita nuova. All'inizio del libro c'è una piccola poesia che ho scritto subito dopo il coma. E un rientro in un buio buio, in un mondo buio, mi sono emozionata, perdonatemi. Lo credo bene. Il rientro è stato veramente bruttino, diciamo, perché mi sono aperto gli occhi, a prescindere, vabbè, ti trovi dentro una sala di rianimazione. Certo, l'ambiente non è dei migliori, ambiente, è chiaro, non è come stare stupendo. A casa. Stupendo. Poi proprio la gente è spenta. E io quello che voglio dire al pubblico, di amarci di più e di lasciare perdere le ipocrisie, la materialità, che oggi pare che sia in primis, perché la vera ricchezza è quella che abbiamo nel cuore. Questo è un bel messaggio. Giovanna, che cosa ti auguri adesso? Quali sono i tuoi sogni per il futuro? Adesso il futuro, ecco, sta uscendo imminente un altro libro che poi trasformerò, perché io qualsiasi cosa che faccio poi trasformo tra fiction, film e via dicendo. E niente, sto preparando questo film, Oltre la vita. E ricordo che nel libro, alla fine del libro, troverete una paginetta, perché questo libro è stato il mio sponsor, l'Iperclub, che adesso è trasformato in Iper Network. E regalo a ogni persona che acquista qualsiasi mio libro una settimana di vacanza in tutta Italia, per un adulto e un bambino. Grazie. Grazie. Veramente è una cosa molto bella, originale. Grazie veramente, Giovanna, sono stata veramente molto felice di conoscerti, di incontrarti, perché sei veramente una bella persona. Grazie Paola. Cuore grandissimo, è veramente una grande donna che ha dimostrato proprio una sensibilità, ma una forza e un coraggio pazzeschi. Noi grazie. Dovremmo prendere spunto da donne, da persone come te. A Confidenzialmente con è stata con noi Giovanna D'Urso. Grazie. Grazie a te.